Da oggi anche in Abruzzo, come nel resto d'Italia, per accedere a poste, banche, uffici pubblici e negozi che non vendono generi di prima necessità occorre il Green Pass base. Siamo stati con le nostre telecamere alle poste centrali di Pescara, dove gli utenti non si sono fatti trovare impreparati. Green Pass alla mano, per lo più cartaceo, per chi non ha troppa dimestichezza con il cellulare, non si sono registrate particolari criticità per la presenza del totem e del personale per il controllo della carta verde. Da oggi alle poste, anche per accedere agli uffici pubblici e ai negozi che non sono di prima necessità, occorre il Green Pass. Lei qui alle poste è preparato in merito? Sì, sono preparatissimo, grazie. C'ho il Green Pass, ho fatto anche la terza dose, il terzo vaccino, quindi niente, sono molto contento, quindi andiamo avanti così, sperando che questa pandemia vada via. Ha visto delle difficoltà oggi qui alle poste? Ma penso di no, sai, se sono accompagnati gli anziani penso che risolvono questo problema, perché c'è anche un cartaceo, quindi penso che vada tutto bene. Dai, diciamo, questa nuova regola la accolgo bene, sì, perché purtroppo non c'è via di mezzo, non ci sono alternative, non ci sono, come dire, chance. Sì, sono favorevole per quanto riguarda tutte queste precauzioni, va bene. Ha riscontrato alcune difficoltà oggi alle poste? Sono entrata in questo momento, ma in genere no. No, non mi ha creato difficoltà. Che ho fatto tutti i vaccini, così non ti può creare difficoltà. Vale anche, per diciamolo per correttezza, il Green Pass dato da tampone? D'accordo con il Green Pass, 100%. Meglio con il vaccino, che così no. Siamo di meno malati, non ci abbiamo tutti quelli problemi. Io sono molto d'accordo, anzi stringerei ancora di più, perché c'è tanta gente che non è vaccinata e va in giro infettando gli altri. Quindi lei dice non solo Green Pass base da tampone, ma anche Super Green Pass, cioè per le persone vaccinate. Esatto. Ci siamo recati anche fuori da una banca, qui fila ce n'è rese cecchi, con l'animo in pace e munito di Green Pass aspetta il suo turno, c'è chi invece appare confuso e arrabbiato. Signora, lei è arrabbiata perché? Perché in qualunque posto si va, si deve fare la fila, si birra, apri il cellulare, dimostrare il cartaceo, tante scocciature che uno si potrebbe evitare. Non è che si guarda a tutti ed è una cosa che porta a buon fine. Lei è munita di Green Pass, ovviamente. Sì. Ha riscontrato dei disagi, delle code nella banca o no? Beh, veramente adesso sono venuta proprio qui, se no di solito vado a Porta Nuova, quindi no. È favorevole all'utilizzo del Green Pass? Penso di sì, sono favorevole. Perché? Perché ci sono persone che non sono vaccinati e quindi non credo che sia giusto nei confronti di chi ha fatto il vaccino. Tengo giustissima il provvedimento, lo ritengo giusto. Sono qua dentro, pronto. Cartaceo o sul cellulare? Cartaceo. Sta riscontrando delle code nella banca o no? Lo vedo, è una coda che non finisce mai, senza numeri, senza cose. Ricordiamo che anche per accedere agli uffici pubblici, negozi che non vendono generi di prima necessità, occorre il Green Pass base, quello ottenuto col tampone molecolare o antigenico. Vale naturalmente anche il Super Green Pass. Se le associazioni di categoria dei commercianti sono confuse e scontente, fatto sta che da oggi non si sgarra, c'è da fare una precisazione: nei negozi i controlli saranno a campione, ma chi non è munito di Green Pass rischia naturalmente una pesante sanzione.